continua a Siculiana Marina nel Borgo Marinaro l'estate mediterranea. È un'estate ricca di appuntamenti culturali, teatrali, musicali, naturalmente tutto all'insegno della sicurezza, così come prevedono le norme anti-Covid. Anche stasera un appuntamento con autori, con Luca Lucchesi, regista, Silvio Schembri e altri ospiti, ed è un modo per far vivere questo Borgo Marinaro che finalmente è tornato a diventare punto di riferimento per le famiglie, per quanti vogliono trascorrere una serata in serenità. Il libro ha per titolo Melodia della Lupa, che è la storia travagliata di questa ragazzina cresciuta anzitempo perché soggetta alle regole della società siciliana dei primi del Novecento. È un percorso di crescita, una ragazza molto forte che subisce violenze di ogni genere e attraversa sia il mondo, che è il mondo dal punto di vista geografico, che è anche il mondo del cuore. È un viaggio nel femminino, alla ricerca della ricetta all'interno del cuore di ogni donna per trovare la forza, e lei rappresenta tutte quante, tutte quelle che vogliono uscire soprattutto dalla schiavitù e dalle mani degli aguzzini. Affronta argomenti molto, molto forti, a tratti è anche feroce, mi rendo conto che il libro è così, però è anche carico di dolcezza, pregno d'amore e di forza e di speranza. Il titolo del libro che presento stasera è Mistero ex Ereba, l'ultima avventura di Gustavo Rolle. È un libro che parla del paranormale. Parlo di Gustavo Rolle, chi lo conosce, era un personaggio nato nel 1900, morto nel 1995, aveva dei poteri extrasensoriali e conosciuto in tutto il mondo, tranne in Sicilia, che non tutti lo conoscono, voilà. E quindi parla di una storia, come ho detto prima, di paranormale. Viaggio di Mukhtar, storie di migranti raccontate da un insegnante di frontiera. L'insegnante di frontiera sarei io. Racconta delle vite di questi ragazzi e dei viaggi di questi ragazzi che dal loro paese sono venuti qua in Italia per realizzare i loro sogni, che poi in effetti molti di questi diventano anche un po' degli incubi piuttosto che dei sogni, perché qua il sistema nostro è molto particolare e annienta pure le loro speranze. Io con la mia esperienza di insegnante con loro, ho fatto 5 anni di insegnamento e continuo con l'insegnamento agli immigrati, sono potuto entrare in contatto in maniera approfondita, in maniera intima con tantissimi di loro che mi hanno raccontato le loro vite. E tantissimi di questi hanno vissuto delle tragedie immense, noi non le conosciamo, io le ho riportate in maniera analitica, in modo che la gente possa conoscere di più questa storia drammatica che continua da millenni e continuerà sempre.